Gentili signore e signori, un cordiale saluto, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore, appuntamento numero 23 della riunione 2018, una bella giornata di sole, terreno leggermente pesante, 6 le corse in programma, tra queste la finale del circuito sprinter e 2 belle condizionate riservate ai puro sangue arabo. Buon divertimento con Tarflash e ci vediamo come al solito in chiusura di trasmissione. Sopra Viola va davanti al suo esterno up and up che forza per passare dietro i due War My Time che precede Legend Rock e Neville. Consistente del terreno, direi morbido almeno per questo tratto di dirittura. Sopra Viola prova ad adeguarsi all'esterno di up and up, poi Neville con di fuori War My Time in coda Legend Rock. Andatura molto regolare per la categoria, con Sopranviola che accompagna up and up, cerca di farlo, in questo caso farla camminare il più possibile, sono tutte femmine meno Neville e questa è un'altra considerazione. Scambio stile trotto, ritorna in vantaggio Sopranviola, su up and up rimane scoperta di fuori War My Time in corda Neville e di fuori Legend Rock. Con up and up che torna, almeno accenna a uscire dalla scia di Sopranviola, anticipando War My Time che precede Neville e Legend Rock. Ha leggermente allungato Sopranviola prendendo una tonda di vantaggio ad up and up, ora abbondante, che precede a sua volta War My Time, poi Neville e Legend Rock. Allunga Sopranviola quando si sta per entrare addirittura su up and up, War My Time, Legend Rock e Neville in corda. Prova a scappare Sopranviola all'ingresso in addirittura, due di margine su up and up, che ha all'esterno War My Time, poi Legend Rock e Neville. Sopranviola in fuga da War My Time, da up and up, Legend Rock e Neville. Sopranviola arroccata in corda, deve parare la rincorsa di War My Time che l'aggancia a 350 dal palo, mette qualcosa davanti War My Time a Sopranviola che rimane ferma sul passo, poi Legend Rock, Neville battuta anche up and up, War My Time è in vantaggio su Sopranviola, Neville e Legend Rock nel finale, War My Time fino in fondo su Sopranviola, Neville e Legend Rock. Sorpasso avvenuto e poi ha cercato un po' lo steccato. Sì, è sceso un po' sul filo dello steccato, ha cercato un po' l'appoggio. Cavalla ancora qui un po' inesperta e naturalmente ha cercato subito lo steccato. Prima corsa del pomeriggio, intervento d'autorità per analizzare quanto avvenuto nei metri conclusivi, quello che accade di importante all'esterno, due cavalli all'esterno, Legend Rock e Neville che al largo di tutti vengono a contatto e Legend Rock viene battuto sul traguardo da Neville. I commissari intervenuti d'autorità hanno ritenuto che questo danneggiamento e danneggio di Neville abbia precluso un miglior risultato per Legend Rock e quindi hanno distanziato Neville dal terzo al quarto posto. Niente invece per quello che riguarda la vincitrice War My Time e la seconda arrivata Sopranviola. Ecco qua anche dalla ripresa laterale il momento del contatto tra Neville e Legend Rock.
Rossantico prova a respingere Villa, salto Baliena, vuol correre davanti Rossantico, ma non ce la fa a rimanere davanti perché sono più veloci quelli all'esterno, tra i quali Villa Salto, Bai Oliena. Davanti alle tribune Villa Salto, Bai Oliena, Rosso Antico, Loshkar, Jebel della Roku e Mandulup. Terzo, quarto e quinto, il terzetto di Endo Botti, poi Uragano di Chia e Quadro di Chia. Villa Salto, Bai Oliena all'esterno, Rosso Antico quando si approccia alla retta di fronte, dietro ai due. Loshkar precede Jebel della Roku e Mandulup e poi Uragano di Chia e Quadro di Chia. Passa Rosso Antico su Villa Salto Bai Oliena, che all'esterno sempre Loshkar in corda Jebel della Roku con di fuori e Mandulup, il grigio e Quadro di Chia, in coda Uragano di Chia. Si sono tutti un po' adeguati a questa andatura. E allora Rosso Antico, Villa Salto, poi Loshkar, Jebel della Roco e Mandulup. Allargo Quadro di Chia, in coda a tiro Uragano di Chia. L'andatura non ha sgranato nulla e nessuno. E allora Loshkar muove ora e va su Rosso Antico. Si trascina i Mandulup mentre è rimasto in corda Jebel della Roco e quindi subisce gli eventi andando ora nella scia di Loshkar e di Mandulup. Addirittura Loshkar passa nella scia sempre Mandulup, Jebel della Roku all'interno, all'esterno muove dall'ultima posizione Uragano di Chia e allora è in vantaggio Loshkar su Uragano di Chia, Jebel della Roku e Mandulup, con Loshkar in vantaggio su Jebel della Roku, Uragano di Chia nel finale, end plan di scuderia. Loshkar, Jebel della Roku, terzo, Uragano di Chia. L'anno scorso ogni tanto aveva qualche divagazione, dopo la prova di rientro oggi invece è stato un bravo soldatino. Oggi è andato bene, un cavallo che ci sta andando in progressione e sono andato sempre con lui e abbiamo fatto una bella rettura in progressione. Cavallo da questa distanza o anche qualcosa in più? No, questo va bene. Rosario Mangione, l'Oscar, i colori della signora Manuela D'Averio a segno nella prova per il puro sangue arabo a San Rossore. Il Lupo e la Luna ha superato i pitch nella prima parte di gara avendo all'esterno Stalingrado. Raimondi si adegua terzo superando ora i pitch e avendo all'esterno Ballabar e Punta di Diamante. Andatura molto comoda quella che impone Antonio Ferramosca con il Lupo e la Luna, la impone a Stalingrado che precede Raimondi, Punta di Diamante, all'esterno Ballabar, poi ai pitch. Sono sei nell'inquadratura televisiva quando Ballabar va al lato di Il Lupo e la Luna, mentre Fragore è rimasto molto attardato nella prima parte di gara, nonostante vadano molto piano.
Il lupo e la luna torna in vantaggio su Ballabar che si adegua, all'esterno Stalingrado, Raimondi è quarto, punta e quinto, poi ai pitch. A distanza Fragore. Il lupo e la luna e Ballabar sempre alle prese. Sempre su Stalingrado, Raimondi, punta e diamante. Si è girato Antonio Ferramosca a vedere dove sono i potenziali avversari, che sono quarto e quinto. Se quello che lui voleva guardare erano i due favoriti. Il lupo e la luna, Ballabar, Stalingrado, Raimondi quarto in corda, punta diamante che si affaccia in terza corsia. Poi ai pitch in coda Fragore. Sulla curva il lupo e la luna, Ballabar di fuori sempre Stalingrado e punta diamante, poi Raimondi ai pitch con il lupo e la luna che sta scappando all'ingresso addirittura da Stalingrado, Ballabar, Raimondi che anticipa punta diamante, poi ai pitch e Fragore in coda, il lupo e la luna prova a allungare in corda, inseguito da Stalingrado, da punta di diamante, da Raimondi, poi ai pitch, cala Ballabar, in coda Fragore, il lupo e la luna richiesto per scappare da punta di diamante che ha all'interno Raimondi, punta di diamante attacca il lupo e la luna, poi Raimondi con nel finale punta di diamante, il lupo e la luna e Raimondi fino in fondo, punta di diamante in vantaggio su Raimondi e il lupo e la luna. Alla fine ce l'hai fatta a vincere. Quest'anno tutti secondi, terzi. È andata bene, il cavallo stava bene. Poi ho trovato il buono. Oggi è andato forte. Bene, ti lascio rientrare, Filippo. Succederà più brillante in partenza così come Magica Uda che scende in corda. Magica Uda è all'esterno, non succederà più Black Helmet, poi Lui Sol, prima parte di gara, abbastanza svelta per la categoria. Magica Uda prova a respingere, non succederà più che si adegua, mentre in corda va Black Helmet, superato però da Lui Sol, a largo Insert Coin, poi Mac the Knife ed in coda Baby Linda. Magica Uda e non succederà più, i due procedono a Lui Sol, Black Helmet, 1-5-4-3 tradotto in numeri, poi Insert Coin, Mac the Knife, in coda Baby Linda. Sulla curva il terzetto sta allungando con Magica Uda, Lui Sol e all'esterno non succederà più, si avvicina Black Helmet, quando Lui Sol si affaccia su Magica Uda. In anticipo lungo su non succederà più e in corda su Black Helmet, addirittura Magica Uda, Lui Sol, non succederà più, provano a allungare da Black Helmet, da Insert Coin, da Baby Linda e da Mac the Knife con non succederà più che aggredisce Lui Sol, deve parare la rincorsa di Insert Coin e di Baby Linda al largo di tutti, non succederà più è in vantaggio, prova a parare la rincorsa al centro pista di Baby Linda che sta scattando, Baby Linda! Batte, non succederà più, e Insert Coin.
Baby Linda, primo risultato utile nella sua carriera, alla quarta uscita, vince con bello scatto all'esterno, Andrea mezzatesta in sella. Sì, dai, era il primo handicap che affrontava, era stata preparata molto bene dal team, devo dire, dai. E oggi ha fatto vedere che la preparazione era giusta, lei ha qualche mezzo, doveva ancora esprimerlo, il passaggio di età l'ha fatto. Motivetto allo steccato al suo esterno, Violetta Fong che passa, Mascarpino molto svelto, ma all'esterno emerge anche Bin Kodiak. Violetta Fong con all'esterno Bin Kodiak e Marangon con di fuori Mascarpino, poi Formioli nella scia di Mascarpino in coda in corda, Motivetto, Bin Kodiak che sfida Violetta Fong, terzo in corda il Marangon con di fuori Mascarpino, Formioli e Motivetto. Sulla curva Violetta Fong segue le mosse di Bin Kodiak, precedendo il Marangon che ha di fuori Mascarpino, poi Formioli ai lati di Motivetto che prova a sfilare di dentro. Addirittura Violetta si affaccia su Bin Kodiak in anticipo lungo su il Marangon, Motivetto, Mascarpino e Formioli, con Violetta che passa su Bin Kodiak all'esterno, Motivetto, Mascarpino e Formioli dispiegati a ventaglio, Violetta che ha il leggero vantaggio su Bin Kodiak all'esterno del Marangon, poi Motivetto all'esterno, Mascarpino e Formioli, 5 che possono vincere, anche 6 con Violetta Fong attaccata prima da Motivetto e poi da Mascarpino e Formioli, la volante Formioli batte Mascarpino e Motivetto. Formioli che mette in campo il suo solito sprint. Claudio, quando scali la marcia con questa cavalla? Mi piace tantissimo, oggi è caldo, trovo un terreno a lei congeniale, i lead erano tanti e ha fatto la differenza in fondo, 200 metri, poverina. Non so da dove la tira fuori, tanta forza, è veramente forte. Ma pensi che sia il momento di provare a salire di categoria, anche perché non penso credo che ormai non ci sia, sia più possibilità. E vabbè, a questo punto penso proprio di sì. Partita. Zenia dei Loi, Zoende di Gallura, all'esterno dei due Aline Cal larghissimi invece sono rimasti al Wadi prima e poi Zoe di Gallura. Quindi Zenia dei Loi all'interno di Zoende di Gallura e Aline Cal. All'esterno il primo che muove è Zelten insieme a Zag di Gallura e più all'esterno Zoe di Gallura e Alwadi. Vediamo un po' come si sviluppa le posizioni. Zenia in vantaggio, muove Zag di Gallura superando Aline Kall, Zoe di Gallura, Zoende, Alwadi montato sulla curva. Intanto
sta passando il leggero vantaggio, sempre Zeni di Loi su Zag di Gallura, poi richiesto Zoendi di Gallura che precede Aline Kall e Zoe di Gallura. Poi cercano in recupero anche Zelte in prima e allargo di tutti al Wadi. Con Aline Kall e Zag di Gallura, Zoende, passa Aline Kall, rincorso da Zoe di Gallura, allargo di tutti al Wadi, con Aline Kall, Zoe di Gallura, poi al Wadi, Aline Kall contro Zoe di Gallura, poi all'interno c'è un portacolori, sempre Zag di Gallura, e allargo al Wadi, Aline Kall che vince su Zoe di Gallura, e terzo dovrebbe essere Zag di Gallura. Sorridente Rosario Mangione adesso ci racconterà di questa grigia, una bella grigia. No, una bella cavalla, ancora troppo verde, una bimba, ma una cavalla che viene ancora tantissimo avanti, che potrà fare corse anche buone. Dici, sì. L'impressione è questa? Sì, sì. Diligente in corsa? Sì, sì. Bene, nonostante l'inesperienza, Aline Kann vince battendo il compagno d'allenamento Zoe di Gallura. È tutto per oggi, ci vediamo la prossima settimana. E anche per oggi abbiamo concluso, vi aspettiamo giovedì prossimo, 12 aprile, inizieremo alle ore 15 circa per il penultimo convegno della riunione 2017-2018. Tutte le informazioni, come al solito, su sanrossore.it o sulla nostra pagina Facebook. Grazie di nuovo per essere stati con noi anche oggi e appuntamento alla prossima settimana.